Vieni, presto, presto! Ma sei sicuro? Perché Dani l'altra volta si è arrabbiata e mi ha cacciato, anche se io però non ho fatto niente, lo sai, non è che... Sì, mi ricordo, la scorsa volta per sbaglio hai versato dell'acqua in testa a Dani che aveva tutti i capelli appena fatti. Però lo so che non l'hai fatto apposta e non ti preoccupare, ci parlo io con Dani, così tu potrai tornare a stare insieme a noi. Anzi, oggi dovrebbero venire anche gli altri nostri amici, così li conoscerai. Che bello! Ok, stai qui e vado a parlare con Dani. Dani! Povera illusa, pensavo che sarebbe stato così facile cacciarmi di casa. Dani? Dani, sei qui? Sì, Robby, sono qui, dimmi. Allora, innanzitutto... come stai? Stai bene, vero? Oh, sei anche più bella del solito oggi. Grazie, Robby, ma... dimmi, cosa c'è? Lo so che mi stai nascondendo qualcosa. Io, Dani? Assolutamente no! Allora, torno di là, da Lisa, che l'ho fatta rientrare io in casa, non ti preoccupare. Ciao, sei bellissima! Cosa hai fatto tu? No, 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 non ci siamo proprio! Quella lì non rientrerà in casa mia! Ora la vado a prendere e la ricaccio! No, no, fermati, Dani, fermati! Allora, pensaci un po'. Una povera ragazza che vuole fare amicizia con la magica e bellissima Dani, per sbaglio inciampa e fa cadere qualche goccia d'acqua sui capelli e tu subito la cacci via di casa. Dani, devi avere un cuore gentile e perdonarla! Guarda che l'ho fatto apposta, Lisa! Lei è una vera e propria bulla! Quante volte te lo devo dire? Dani, basta! Dovevi vedere la sua faccia super triste perché non poteva stare insieme ai suoi amici! Io l'ho vista e io le credo che lei sa essere una vera amica! Quindi, Dani, adesso lei sta con noi, oggi conosce anche gli altri nostri amici e tu non farai assolutamente nulla! Non rovinerai anche questa amicizia, hai capito? Davvero era triste? Sì! Ok, allora può rimanere. E vai, Lisa! Può rimanere! Oggi conoscerò tutti gli amici di Dani e glieli ruberò tutti quanti. Lisa, ho parlato con Dani e l'ho, diciamo, convinta che puoi rimanere. Ah sì, che bello! Quando arrivano gli amici nuovi? Staranno sicuramente arrivando. Che ne dici di giocare a qualcosa insieme? Sì, non vedo l'ora. Andiamo! Devono essere tutti i miei amici! Ragazzi, non respiro più! Potete distaccarvi un secondo? Tra un pochino! Eccoli qua, visto che sono arrivati? Amici, lei e Lisa! Lui è Fede, che però lo conosci già. Poi c'è Jenny e Benny. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao. Loro sono i miei amici! Andiamo! Andate, aspettatemi! Ma perché Dani li ha portati tutti di là? Non ti preoccupare, starà facendo la sciocca come al solito. Adesso torneranno tutti quanti e staremo insieme. Meno male. Anche perché altrimenti come faccio a rubarglieli? Dani, ma perché ci hai portato qui in camera da letto? Beh, perché nel salone in questo momento ci sono troppe persone negative. Comunque, che cosa mi dite di bello, amici? Sì, bravi, parlate. Così scopro cosa vi piace e poi potete diventare tutti i miei amici. Ragazze, ho fatto un sogno bellissimo. Praticamente ero una fata e cospargevo di magia tutto il mondo. È stato bellissimo. Fede, tu questo lo chiami un sogno bellissimo? Tu dovresti sognare di essere un robot, che ne so, non una fata. Eh no, solamente perché sono un maschio devo sognare che sono un robot, un supereroe? No, io voglio essere una fata. Mi piace fare le magie, poi le pozioni, tutte le cose belle, belle, belle. Vabbè, Fede, ti accettiamo lo stesso, ti vogliamo tutti bene. E vai. E tu invece, Jenny, hai qualche novità? Sì, ho qualche novità da raccontarvi. Vediamo allora, ieri mattina avevo fame. Poi ieri a pranzo avevo fame. Ieri sera avevo fame, stamattina avevo fame e anche in questo momento ho fame. Jenny, ma ti rendi conto che hai sempre fame? Ma non è colpa mia, ho fame, ecco. Ah, amici, mi fate troppo ridere, vi adoro. Anche noi. Ancora per poco. Guarda, se anche questa volta vinci, giuro che disinstallo il gioco. Ragazzi,
Dai. Ciao Lisa. Ciao Lisa. Che fate? Stiamo giocando. Potete stoppare un attimo, per favore? Dai, stoppiamo. Va bene. Grazie ragazzi. Ciao Lisa. Ciao. Fede, io volevo darti un regalo. Un regalo? Sì. Un regalo? Che bello! Sì, solo che Robby, potessi lasciarci da soli, per favore. È molto personale. Dai Robby, vai, vai, voglio vedere il regalo. Va bene, vado via. Lo so che ne siamo già amici. Sì. E solo che vorrei che lo fossimo ancora di più, vorrei che fossimo i migliori amici di tutto il mondo. Davvero Lisa, vuoi questo? Va bene, sì. Ecco a te. Ah, il regalo. Vediamo un po'. Spero ti piaccia. Sicuramente sì. Uno scettro magico! Sì. Ma come facevi a saperlo? Che amo le fate! Non ci credo! Robby, ma cosa stai facendo qui? Se non ci scoprono, sto spiando Lisa e Fede. A quanto pare Lisa ha fatto un regalo a Fede e vuole essere la sua migliore amica del mondo. Che carini! Lisa! Dove vai, Dani? Ma una migliore amica queste cose le percepisce. E senti un po', ma Dani, te l'ha mai fatto un regalo così bello? No, Dani non me l'ha mai fatto. Cosa, Fede, non ti ho mai fatto? È un regalo così bello. Cosa sarebbe? Uno scettro magico. Volevo proprio questo. Ma io che ne potevo sapere che ti potesse piacere uno scettro magico? Pure Lisa non lo poteva sapere, intanto me l'ha regalato. Staresti dicendo che io non sono una vera amica? Non tanto. Non ci posso credere, Fede, io e te siamo sempre stati uniti e adesso preferisci Lisa a me. Non ci credo, stati pure con lei. Sono sicura che sarai una fata fantastica. Dani non me l'ha mai detto. Tanti luci. Non mi hai mai fatto un regalo del genere. Sì, perché tu, Fede, invece conosci tutte le mie passioni e i miei interessi. Non penso proprio. Se tanto ci tiene ad essere amico di Lisa, che lo rimanesse, tanto io ho tantissimi altri amici. Hai ragione, Jenny. Dani è proprio la migliore amica del mondo. Sì. Ciao ragazzi. Ciao. Ma voi siete amiche di Dani, giusto? Sì. Esatto. Ma ho una domanda. Per caso lei vi ha mai rivelato un suo segreto? Che io ricordi? No. No. E vi ha mai aiutato con i compiti, per esempio? Dani, aiutarci con i compiti? Ma è lei a chiedere aiuto. Infatti. Già. E allora vi ha mai aiutato in qualcosa di molto importante per voi? No, anzi, ora che ci penso, una volta avevo un appuntamento e lei ha rovinato tutto. Ma davvero? Non lo sapevo. Comunque neanche a me ricordo chi mi abbia mai aiutato, nemmeno da piccole, no? Perfetto. Allora forse voi siete delle vere amiche, ma lei non così tanto. Ciao amiche. Ciao sorella. Brava, chiamaci amiche perché almeno noi lo siamo. Ma perché vi state comportando così e perché avete quelle facce? Come se non lo sapessi. Dovresti già saperlo. Già, spostati, voglio andarmene. Via, via. Perché sono così strane? Cosa sta succedendo? Ma perché sei così triste? Perché Robby, sta succedendo qualcosa di strano, ma non riesco a capire cosa. Benny e Jenny mi hanno detto delle cose brutte, ma io non ho fatto niente. Prima ho visto che stavano parlando con Lisa. Potrebbe essere che magari lei abbia detto qualcosa di strano? Lisa è una bulla e credo proprio di aver capito cosa sta combinando. Cosa? No, conosco quella faccia, lo conosco. Ok, sei arrabbiata, adesso distendi le sopracciglia, distendile. Ma cosa stai facendo, Robby? Io non distendo proprio niente, anzi devo agire prima che rovini tutto. No, ferma, ci vado a parlare io con Lisa, ok? Perché ogni volta che parli tu succedono cose brutte in questa casa, quindi tranquillo, ci parlo io. Okay. D'accordo. Vado a parlare con Lisa. Penso proprio di aver capito cosa sta facendo Lisa. Mi vuole rubare tutti gli amici. E io non glielo permetterò. Lisa. Sì, Robby? Senti, mi dispiace, però devo parlarti di nuovo. Che succede? Allora, Dani è molto triste perché ha
mezzo litigato con le sue amiche. E siccome tu prima stavi parlando con loro, non è che hai detto qualcosa di strano? Io? No, Robby, io non direi mai nulla di brutto su Dani. Anzi, magari avessi un'amica come lei. Mi piacerebbe tanto essere la sua migliore amica. Vorresti essere la sua migliore amica? Beh, effettivamente è un po' anche il mio sogno. Vorrei trovare una persona speciale, una che sia la mia migliore amica. Però nessuno si è mai dimostrato tale o nessuno me l'ha mai detto. Però vabbè, non fa niente, va bene anche così alla fine. Robby, tu aspettami qui, eh? Sì? Torno subito. Con questo qui, finalmente anche Robby passerà dalla mia parte. Grazie per avermi aspettato, Robby. Figurati. Lisa! Oh, io devo andare, adesso vedo chi è. A dopo! Ma che significa? Lisa, ma ti è caduto questo? Lisa! Ma che cos'è? Non ci credo. Penso che sia un diario segreto. È il diario segreto di Lisa, vi rendete conto? No, no, non posso leggerlo. Lei è una grande amica. Sarebbe sbagliato. Però una sbirciatina, perché non dargliela? Diario super segretissimo di Lisa! È proprio il suo diario segreto! Caro diario, Robby è in assoluto il mio migliore amico! È il mio migliore amico! Sì, c'è scritto migliore! Lo vedo, ragazzi! È scritto migliore amico! Lisa! Lisa! Eccomi! Falso allarme! Non ero nessuno! Ok, ma... Quello è il mio diario segreto, ma... Come hai fatto ad averlo tu? Quando sei corsa via ti deve essere caduto e... Devo essere onesto con te. L'ho letto, cioè ho letto soltanto una pagina e ho visto che hai scritto che sono il tuo migliore amico! Perché non me l'hai mai detto? Perché mi vergognavo, non sapevo come dirtelo! Lisa, accetto di essere il tuo migliore amico e anche tu sarai la mia migliore amica! Sì! Qui! Robby, sei qui! Ma cosa state facendo? Cosa fate? Dani, lei è la mia migliore amica! E io sono il suo migliore amico! Il suo migliore amico? E lei è la tua migliore amica? Sì. Ma da quando? Guarda, questo qui è il diario segreto di Lisa che per sbaglio le è caduto. E l'ho letto e l'ho scritto qui nel suo diario segreto. Cioè, se non l'avessi visto, non l'avrei mai saputo. Fammi capire, hai trovato così a caso il diario segreto di Lisa? Sì, è successo tutto per pura fortuna. E fammi vedere un secondo. Ehi, è il diario segreto di Lisa. Ma il diario segreto con sole due pagine non può essere un diario segreto vero. È nuovo, l'avevo appena comprato. Hai visto? È nuovo, l'avevo appena comprato. E magari scrive tutti quanti i giorni che io sono il suo migliore amico. E tu ora sei invidiosa per caso? Aspetta un secondo, ma tu hai ancora le mani sporche dello stesso pennarello con cui hai scritto il diario segreto? Sì, perché l'ho scritto questa mattina. Questo vuol dire che l'hai scritto proprio ora, solo perché vuoi rubare tutti i miei amici e anche Robby. Non ti preoccupare, Lisa, se l'hai scritto questa mattina e non si è ancora tolto è perché i pennarelli sono indelebili, non è facile da lavarli via. E non è vero che l'ha scritto adesso. Sì, è andata in bagno proprio poco fa e non so perché ci ha messo così tanto tempo, però non lo so. Io mi fido di Lisa e tu sei soltanto un'invidiosa perché noi due siamo migliori amici forever e tu no. Non ci posso credere. Anche Robby dalla sua parte. Dopo ci penserò, ma ora non deve riuscire a rubarmi anche mia sorella Jenny e la mia migliore amica Benny. Jenny? Dani, perché sei così nervosa? Cosa c'è che non va? Perché ho una super fame e se non mangio qualcosa sento che potrei svenire. Oh? È la mia occasione. Posso dimostrare finalmente alla mia sorellina che so anche essere una super amica. Dato che sapevo che oggi saresti venuta a casa mia, ti ho comprato patatine, Nutella e marshmallow. E dove sono? Vieni Jenny, li ho messi proprio qui. Potrai mangiare tutto questo. Ma qui non c'è niente, mi hai preso in giro. Non so come è possibile, io
Dani, non sei per niente un'ottima amica a fare questi scherzi. Qualcuno ha detto che ha fame? Sì, io. Benissimo, guarda cosa ho portato. La Nutella, le patatine e il marshmallow. Ehi, ma quelli sono proprio quelli che avevo comprato oggi per te, Jenny. Sì, certo, come no? E allora spiegami, perché invece li ha portati Lisa? Beh, deve averli rubati e ora fa finta che li ha comprati lei. Ah, certo che è proprio una bella fantasia, Dani, eh. Io ti credo, Lisa. Tu sì che sei una vera amica. Non come Dani che prima dice di avermi preso il cibo e poi invece mi fa uno scherzo e non me lo fa trovare. Beh, allora se dici che li hai comprati, perché non mi mostri lo scontrino? L'ho buttato. Ah, e allora dimmi in quale supermercato li hai comprati? Quello qui sotto, ovviamente. Ma non ci posso credere, non ti sopporto! Non ci posso credere, ora anche Jenny è dalla parte di Lisa. Amici, iscrivetevi al canale, almeno voi, se siete ancora dei miei amici. Un momento, dov'è Benny? Ma quanto è carina questa Lisa. Ciao Benny! Ciao Lisa! Senti, ti va di parlare un po', perché noi due non ci conosciamo molto. Certo! Allora, dimmi un po', qual è il tuo colore preferito? Beh, indovina! L'azzurro! Sì! Lo sapevo! Sai che piace tanto anche a me! Davvero? Sì, ti giuro! Che bello! E dimmi, qual è lo sport che ti piace? Beh, a me non piace molto lo sport, però c'è una cosa che mi piace tantissimo fare. E che cos'è? Ballare! Ma anche a me! Mi ballo sempre, sai? Beh, se balli, qual è il tuo genere di danza preferito? Diciamolo insieme, va bene? Ok! Uno, due, tre! Hip-hop! Ah, certo! Ma davvero? Hai il mio stesso colore preferito? Ti piace ballare l'hip-hop? Potremmo essere davvero delle grandissime amiche! Sì, ma tu hai già Dani come migliore amica. Sono sicura che anche a lei piacciono queste stesse cose. Beh, in realtà non proprio. A Dani non piace l'hip-hop e neanche l'azzurro. Benny! Benny! Andiamo, non parlare con quella! Ehi, ma cosa sono questi modi? Quella ha un nome, si chiama Lisa! Oh no, è troppo tardi! Non mi dire che adesso mi odi! Ma Dani è sempre così strana? No, di solito no, ma oggi è stranissima, non so perché. Non è che è un po' pazza? Ehi, ti ho sentito e non sono pazza! E ora lasciaci stare! Vattene via! Dani, ma che fai? La spingi? Ma ti vuoi calmare? È così una brava ragazza! No, Benny, non ti devi fidare di lei, ti devi fidare della tua amica, Dani! E certo, figurati! Dobbiamo fidarci di te, sempre tu, sempre soltanto tu, bla bla bla! Sai che ti dico? Mi sono proprio stufata, tu non sai essere una brava amica! È molto meglio Lisa! No, ti prego! Benny, non mi lasciare anche tu da sola! Ciao, Dani! No, no! Lisa! Dani vuole sempre vincere nei giochi! Sì, è vero! E poi vuole sempre avere i vestiti più belli! È vero! Non ci credo! Sono rimasta tutta sola! Non ho più degli amici e nessuno che mi vuole bene! E indovinate per chi? Tutto per colpa di Lisa! Lisa la bulla! Sono davvero così triste! Scrivete qui sotto nei commenti cosa potrei fare! Dai, ripetetelo di nuovo! Per Lisa! Hip hip! Hurra!